Ieri sera è stato dedicato un premio da parte del regista, l'ho letto oggi sui giornali, ai ragazzi di Locri. La motivazione di quello che consegnerò io è per aver risvegliato le coscienze. È da un ragazzo di Polistena che è partito un urlo e ha risvegliato le coscienze. Uno dei ragazzi di Locri, Aldo Pecora, l'ideatore dello striscione. È un gladiatore senza spada. Lì dove c'era un lago di sangue è germogliato un fiore ed è quello della speranza. Non eravamo solo ragazzi di Locri, eravamo i ragazzi di Calabria e non eravamo soltanto ragazzi, perché poi abbiamo visto e ci sono stati con noi, sono stati vicino a noi, anche i veri eroi di questa rivolta, quelle che sono le vittime. C'è stato Mario Congiusta che ha perso il figlio, Gianluca, a 32 anni. Gianluca era un imprenditore, dava lavoro a 10 persone. E gli è stata spezzata la vita il 24 maggio del 2005. Sono trascorsi poco più di 14 mesi. Siamo stati in giro per l'Italia. Abbiamo portato ovunque questo messaggio di speranza, questa sfida e adesso ammazzateci tutti, che però si doveva trasformare in un e adesso crediamoci tutti, impegniamoci tutti. Abbiamo incontrato tanti ragazzi di Calabria che hanno avuto fortuna. Purtroppo una costante è stata quella di vedere che molti di questi ragazzi di Calabria, per affermarsi, hanno dovuto mettere i sogni, o loro o i loro genitori prima di loro, i sogni e i bisogni in una valigia di cartone e lasciare la nostra terra. Noi non vogliamo lasciarla questa terra, perché noi abbiamo avuto l'esempio soprattutto nelle nostre famiglie. Se ci sono stati i ragazzi di Locri, e con orgoglio dico, se ci sono stati i ragazzi di Polistena, è grazie ai nostri genitori, alle nostre mamme e ai nostri papà. E questo premio che Mario ha dato a noi vorrei dedicarlo alle nostre famiglie. Noi abbiamo anche voluto, diciamo, sfruttare i media in modo, tra virgolette, strafottente. Abbiamo aperto un sito internet che è diventato il punto di riferimento di 1300 ragazzi di Locri d'Italia. Ci sono i ragazzi di Locri di Modena, i ragazzi di Locri di Roma, i ragazzi di Locri di Genova, di Milano, di Firenze, ci sono i ragazzi di Locri di Polistena. E mi auguro che d'ora in poi, soprattutto nelle istituzioni, partendo da Polistena, si possa proseguire verso questa strada di sinergia, perché ovviamente questa battaglia soli non la vinciamo, ma uniti certamente. Io volevo dare una di queste maglie a Mimmo. E l'altra maglia a Mario. Grazie. E quindi è un momento, non voglio profanare con una cosa privata, ce la faccio al ristorante, poi era un regalo di gioia, quindi non sento di... Non voglio profanare questo momento, è magico. Io posso dire che posso, nel mio piccolo, non rappresento l'istituzione, rappresento il privato. Quindi tenetemi a disposizione, non so come, ma sono completamente a vostra disposizione. Intorno a me tutte persone care, sono veramente strafelice, tutti i miei parenti, eccetera. Questo è un premio che dedico a mio padre, che è partito da questo paese, è andato lontano, è tornato. E sono molto felice. Poi lo dedico veramente a tutti voi, che tre sere che venite al cinema di seguito, che è un miracolo, non c'è nessuno che va tre sere di seguito al cinema, voi state compiendo questo miracolo con i miei film e veramente questa cosa mi emoziona moltissimo, spero di non avervi annoiato molto, spero di aver dato a voi veramente un attimo di felicità come il titolo del film di questa sera e spero che continuiamo a vederci tutti gli altri. Buongiorno sindaco! We'll be right back.
Cosa cambierà? Nei momenti più bui ti sentirai sicuro insieme a tanta gente cantando a squarciagola, volando incontro al sole. Sali di cera, qualcosa cambierà per quelli come noi che guardano la notte con molta fantasia. Qualcosa cambierà per tutti gli sconfitti, avranno finalmente mm-hmm.